Giudice! Che ci fa con quella serpe di delfino? È la tutrice dei ragazzi. Voi, tutti voi, l'avete coinvolta nel tentativo di fuga mettendola contro le autorità. Noi non l'abbiamo coinvolta in niente. Loro hanno fatto tutto quello che sentivano di fare. Ma per favore. Quando si renderà conto che io sono la buona e lei la cattiva? Lei è la meno indicata a parlare. Ha l'obbligo di stare lontana dai bambini fino a quando non comincerà una terapia psichiatrica. Ordinerò che venga trasferita in carcere. Non ho fatto niente, non merito di andarci. Dov'è lo psichiatra? Sono due giorni che è rinchiusa qui e non è venuto nessuno. I tempi della giustizia sono molto lenti. Sì. E poi si è complicato tutto per via del tentativo di fuga. No, io non ci credo. Io sono in contatto con gli avvocati dell'ambasciata e chiederò asilo politico. Chiederò anche che indaghino accuratamente su questo caso. Non si calmi, signore, si calmi. Io mi calmerò quando lei avrà capito veramente chi è Delfina. Ma smettila! Io non permetterò che continui a incolparmi ingiustamente. Basta mentire. Sei finita, mia cara. Adesso basta discutere, per favore. Non avrà intenzione di far scoppiare un conflitto internazionale per questo. Avanti, mi dica che cosa vuole. Voglio che Flor venga liberata subito e che venga annullato qualsiasi procedimento a nostro carico. Bene, esco un momento per riflettere e appena avrò deciso la avviserò. Ecco, si è ammorbidita la signora. Ti prego, Valentina, prego, per favore, devo lavorare. Ho tante cose da fare. Va bene, dai, fammi vedere questa maglietta. Ecco, l'ho messa qui. Accidenti, me la sono dimenticata. Te la sei dimenticata? Ti prego, mi hai portato fin qui e te la sei dimenticata. Entra. Che succede? Olivia, che vuoi? Dammi la chiave. No. No, perché io e te dobbiamo parlare. Lei è pazza. Ma che cosa le sta succedendo? Mia sorella deve essere rinchiusa perché è un pericolo per la società. Perché non ha fatto niente, me lo spiega? Doveva far rinchiudere tutti, ce li aveva lì e invece no. Si è fatta abbindolare da loro. Ma per quale motivo la pago quanto la pago? Oh, ma si calmi, si calmi. Ascolti. Se ci scoprono gli avvocati dell'ambasciata, siamo rovinate. Ah, sì. Questa storia ha molte irregolarità. Se fossi al suo posto, accetterei. Lei è diventata proprio matta. Non lo farò mai. Se suo marito e sua sorella vivono sotto lo stesso tetto, li schiacceremo accusandoli di adulterio. Ma certo. Gli facciamo causa e lei vince sicuramente. Perché sarò io a trattare la causa. Certo, sì, ovvio. Dovrà sborsare un altro po' di soldi. Ma quelli che guadagnerà lei saranno molti, molti di più. Va bene. Negoziamo. Bene. Agente, può condurre qui il conte Massimo, per favore? Ha senso parlare soltanto se accetta la mia proposta. Io non intendo trattare nient'altro. D'accordo. Accetto le sue richieste. Flor può tornare a casa sua e gli altri sono liberi. Beh. Che posso dirti? Perdonami. Perdonami, Faccia. Lo so che ho fatto molti sbagli e che ti ho fatto soffrire. E tu hai ragione a rinfacciarmelo. Io, Olivia, non ho argomenti, aspetta, per difendermi. Aspetta un attimo, io non ti sto rinfacciando niente. Lo so. Quello che cerco di dirti è che ti voglio bene e che vorrei darti molto di più, davvero. E che vorrei che stessi bene con me, perché te lo meriti. Sai qual è la differenza fra noi? Che tu vuoi stare con me per dimenticarti di Franco e io sono stanco che mi usi per questo. D'accordo, Faccia, hai ragione. La storia di Franco è un argomento pesante. Ma io ho scelto te perché mi piaci, perché ti voglio molto bene. Perché mi vuoi bene? Olivia, questo non basta. Tu vuoi bene a Valentina, vuoi bene a Bata, ma per me non è sufficiente. Sì, ma non è lo stesso, non è lo stesso, perché io voglio essere felice con te. Soltanto questo. Guardami negli occhi. Dimmi la verità. Se Franco non fosse tuo cugino, staresti lo stesso con me o te ne andresti con lui? Rispondimi. E che problema c'è? Il giudice è nostro. L'abbiamo comprato, fortunatamente. Ma non basta. Con tutto quello che abbiamo fatto non basta. Ma vi rendete conto che abbiamo falsificato il DNA dei gemelli, i documenti pubblici, che voi ne avrete per anni dietro le sbarre? Chi ne avrà? Come chi Boniglia ne avrà? E Delfina. Loro sono gli ideatori, io no. Ma che dici, Malala? È stata di tutti l'idea. Siamo il quartetto del male, ci siamo dentro tutti. Mangia, Concoluccio, non mangia. Non è così, mio caro, non è così. Ti sbagli, dipende. No, non dipende, no. Ecco, vedi, mi sorprende quello che sto per dire, ma lo dico lo stesso. Boniglia ha ragione. Ecco, è difficile da credere, ma è così. Boniglia ha ragione. O pensiamo come fare per salvarci, oppure come scappare. La seconda che hai detto, Lorenzo, stanno arrivando. Scappa, vola! Ci vediamo più tardi, ciao! Ciao!
E Flor non se ne va! Flor non se ne va! Ma cosa ci fa qui quella serva? Non lo spieghi? Niente, ho dovuto negoziare. Ma sta tranquilla, sto facendo quello che mi ha detto Lorenzo. Tira e molla, capisci? No, non capisco niente. Ragazzi, possiamo continuare la nostra vita normale come se le streghe non fossero mai esistite. Giusto! Fino a quando non andranno via! Oppure ve ne andrete via voi. Non farti illusioni, mia cara. Cominciate a salire con il naso chiuso per non respirare il veleno che sprigiona il mondo. Ce l'abbiamo fatta. Non la sopporto più quella serva. Massimo, meglio ignorarle. Massimo, possiamo parlare? Vai, tesoro, tanto non mi importa. Non ho niente da temere. Che cosa vuoi? Fare un patto. Un patto? È stato stabilito che la tutrice dei ragazzi sono io, ma immagino che tu vorrai rimanere qui con loro e lo vorrà anche la serva. Serva? Chiamala Flor o la nostra conversazione finisce qui e niente patto. Quanto mi piace quando diventi cattivo. Massimo, scusate, non volevo... No, entra pure, entra. Vieni, vieni Flor. Sbaglio, entra. La nostra era una conversazione privata? No. Con Flor io non ho segreti. E visto che ci siete tutte e due, voglio approfittare per fare qualcosa che avrei dovuto fare molto tempo fa, ma che non ho fatto perché ero cieco e stupido. Massimo, non ce n'è bisogno, credimi. Sì che ce n'è bisogno, Flor. Sì, io ho chiesto a questa donna di sposarmi davanti a te e adesso voglio riparare. Se non vi dispiace io preferirei... No, aspetta, quello che sto per dire riguarda anche te. Flor, voglio dirti che tu sei per me la donna della mia vita. E se qualche volta ti ho detto che Delfina era la donna ideale per me, era per far sì che tu mi dimenticassi. L'unica cosa che mi lega a Delfina è il senso di colpa e l'obbligo. Ti chiedo scusa per averti fatto soffrire. Per me tu sei la donna ideale, sei speciale. Solo tu sei la donna che io amo e che amerò per tutta la vita, per sempre. Viva gli sposi! Viva gli sposi! La serva e il conte! Ma che bella coppia! Ti chiarisco solo una cosa. Qui l'unica vera e legittima sposa sono io e ho le prove del tuo adulterio con questa... dolce, casta e pura Flor. Quindi ho tutto quello che mi serve per vincere. Lascia stare, non l'ascoltare. Lei poverina può avere tutte le prove che vuole, ma noi abbiamo una cosa che lei non ha mai avuto, l'amore. Questo sentimento lei non l'ha mai conosciuto. Mai? Molto bello. Godetevi questo momento di gloria perché sarà molto breve. Che stupidi! Attenta al veleno. Povera Delfina. Massimo, quanto riusciremo a resistere? Io non ce la faccio più, lo sai. Andrà tutto bene, vedrai. Adesso arriverà l'avvocato e ci dirà cosa dobbiamo fare, eh? Ma io ti giuro, te lo prometto, noi saremo felici. Basta, Massimo, stammi lontano. Non possiamo stare vicino, non c'è permesso. Sì, non ragione, è possibile, dobbiamo mantenere le distanze per salvaguardare i ragazzi. Dobbiamo anche rimanere lui. Separati, sì, non c'è dubbio. Sì, separati, così. Sì, così nessuno, separati è... nel caso pensassero che... È meglio sì, così. È meglio. Adesso basta, Pacia. Basta con queste supposizioni. Franco è mio cugino, aspetta, quindi dimenticati... Aspetta, non mi hai risposto, Lidia. Io ti ho chiesto se Franco non fosse tuo cugino. Vorresti lo stesso stare con me? Noi stiamo insieme e questo è quello che conta. Dammi la chiave. Flor, sono io, buona. Se ti vede Delfina ti ammazza. Sono andato al capannone a cercarti insieme a un mio amico avvocato e non ti ho trovata, non c'eri più. Volevo sapere come stavi, se avevi bisogno di qualcosa. Grazie. No, sto bene, sono con i ragazzi, sono felice. Con Massimo. Non preoccuparti, è da molto tempo che sono abituato ad essere tuo amico. Meglio così. Voglio dirti che per me è importante la nostra relazione. Questa relazione così speciale, voglio proteggerla.
Oh, Lorenzo, anche per me è importante, anche se a volte sbagli, a volte sei anche un po' bugiardo. Ma in fondo so che hai un cuore d'oro e io ti voglio bene. Vorrei darti una cosa, un amuleto. No, sì, un amuleto che ti proteggerà. Eccolo qua, devi usarlo quando avrai qualche problema. Stringilo forte, respira profondamente e sarai protetto all'istante, così. Che bello. Sta tranquillo, andrà tutto bene. E io so che posso fidarmi di te. Sempre. No, non uscire da lì, scendi con me dalle scale. No, questa è la mia uscita segreta, attento. Ciao. Mi raccomando. Malala, pretendo di venire con te. Te l'ho già detto mille volte, devi rimanere qui a controllare, Boniglia. Non ci penso nemmeno, io vengo con te. No, non vieni con me, devi rimanere qui a fare la guardia, come un cagnolino, chiaro? Ma non toccarmi, conosco le tue tecniche di seduzione. Tu sei molto furba, ma questa volta non ci casco. Non sono così ingenuo, tu vuoi mandarmi in prima linea mentre tu sparisci. Non essere sciocco, io non sparisco mai. Che cosa è stato? Non cambiare discorso, vengo con te. Torna subito qui, tu rimani in casa a sorvegliare o ti giuro che ti taglio tutti i viveri. E va bene, ma è l'ultima volta che lo faccio. Sempre io, tutto io, Boniglia di qua, Boniglia di là. Certo, sempre io, sono stanco di essere trattato in questo modo. Quella strega di Malala sta tramando qualcosa. Che faccio, la seguo o non la seguo? Non la seguo, sì la seguo, non la seguo, sì la seguo. Questa volta non l'avrai vinta, Malala. Prima chiamo il mio super avvocato e poi vedrai che sorpresa. Chi la fa l'aspetti, mia cara Malala. Franco, ti devo parlare, si tratta di Olivia. Ragazzi, non rompete niente, adesso torno, no. Cosa c'è? Franco, dimmi una cosa, ma perché stai sempre in mezzo a noi due? Io sto con Maria, di cosa stai parlando? Tu stai sempre in mezzo, io ho bisogno di sapere se sei ancora interessato a Olivia. Se lei ancora ti piace, per favore dimmelo. Tu cosa pensi? Faccia, senti, sai una cosa, smettila, perché io ora sto con Maria e mi voglio dimenticare di Olivia, capisci? Sì, vuoi dimenticarla perché con lei non ci puoi stare, altrimenti no, ci staresti. Aspetta, aspetta, queste sono solo le tue insicurezze. Tu credi a Olivia? Hai fiducia in lei? Questo devi chiederti. Che avete rotto, ragazzi? Vi ho chiesto di stare attenti. Mamma mi ha detto che sei passato. Guarda, io non voglio parole, voglio fatti. Sono disperata come vuoi che stia. Ma certo, mi aspetti 2 secondi? Che cosa? Sì, che cosa? Huh? Molto bene. D'accordo, ci vediamo lì. Va bene, adesso arrivo. Un bacio. Lì, ma dove? Con chi stava parlando? Che cosa faccio? La seguo o non la seguo? La seguo. Come stai, grande avvocato? Tutto a posto? Ti chiamo perché ho un problemino legale. Pronto? Mi senti? Mi stai sentendo? Ah, bene, ascolta. Voglio sapere a cosa vado incontro se altero un documento. No, forse non hai capito. Cerco di essere più preciso. Io, per volontà della mia legittima sposa, quindi non di mia iniziativa, ho alterato i risultati di certe analisi sul DNA. Ho detto che ho alterato i risultati dell'analisi di un DNA, capito? Di chi? Accidenti! Come sei diventato curioso, avvocato? Di certi gemelli plurimiliardari. Vuoi sapere tutto? Va bene, la famiglia Fritzenwalden. Fritzenwalden, la famiglia Fritzenwalden! Ho contraffatto il test perché non risultasse un altro gemello con cui dividere un'eredità. Va bene, non importa, non importa. Senti, che cosa mi può succedere? Scusami. Dicevi? Franco, che succede?